Stai cercando un salvatore? Un maestro? O qualunque guru al quale appioppare i tuoi problemi esistenziali e delegare le scelte che non sai fare con la tua testa? Nessun problema! A tua disposizione oggi trovi tantissimi santoni pronti a venderti filosofie di vita di ogni tipo e non hai che l'imbarazzo della scelta. Oppure sei fra coloro che non inseguono maestri, ma collezionano seguaci, sperando di diventare uno di quei tanto fantomatici guru che a questo punto non si capisce bene a cosa servano. Anche qui nessun problema, sono tante le persone che vogliono essere guidate invece di guidare se stesse. Devi solo approfittarne. Non vuoi fare né il seguace né il santone? Allora non ti rimane che una terza opzione. Alzare le chiappe dalla sedia e riconoscere che l'unica persona che può cambiare la tua vita sei tu. Certo, non avrai più scuse per trascurare la tua anima, ma almeno questa smetterà di strapparsi i capelli per tutte le volte che ha cercato di richiamare la tua attenzione e tu l'hai spudoratamente ignorata, come solo un essere umano sa fare. Il libro AAA Cerca Guru disperatamente, scritto da Camilla Ripani, ti invita ad entrare nel mondo della spiritualità e della ricerca interiore non per trovare risposte, ma per coltivare il coraggio di farti domande. Ci sono due modi di dubitare. Il primo è dubitare di quello che già conosci, così da permetterti di ricercare, crescere, migliorarti e superare i confini delle tue credenze. Il secondo modo è dubitare di te per abbandonarti, per non guardarti allo specchio, per non osare. Quando impari a dialogare con il mistero e l'incertezza, non hai più bisogno di essere guidato o rassicurato da qualcun altro e smetti di cadere nei tranelli di chi ha interesse a trasformarti in un seguace. La cattiva notizia è che innamorarti di un maestro e delegare a lui tutte le risposte è più facile, come adagiarti nel ruolo di vittima così da giustificarti per i sogni che abbandoni. La buona notizia è che tu sei l'unica persona che può fare la differenza nella tua vita. Tu sei la porta della tua casa, sei colui che decide chi far entrare e chi lasciare fuori. Ciò che arriva nella tua esistenza dipende da te, da quello a cui dai attenzione, importanza ed energia. L'unico vero guru che ha senso seguire è quello dentro di te, è il tuo io più grande che alcuni chiamano anima, sé superiore, guida interiore, cuore. Chiamalo come ti pare, ma è lì che risiedono la tua bussola, le tue risposte, il tuo destino. La strada giusta si raggiunge scoprendo e assecondando i propri sì interiori. Non c'è altro modo.